Spirito Santo. Signore, sia con voi. Oggi celebriamo la memoria di San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa, che ha vissuto tra il IV e il V secolo, grande commentatore, presentatore della Sacra Scrittura, che ci invita a viverla, meditarla e metterla in pratica nella nostra vita. Chiediamo adesso, Signore, che ci perdoni tutti i nostri peccati per celebrare degnamente questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Presbitero Girolamo un amore soave e vivo per la Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa la fonte della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché afferri la terra per i lembi e ne scuota vii malvagi, ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo, e si tinga come un vestito, e sia negata ai malvagi la loro luce, e si è spezzato il braccio che si alza a colpire? Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso? Hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo, se sai tutto questo. Qual è la strada dove abita la luce e dove dimorano le tenebre, perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini e sappia insegnare loro la via di casa? Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato. Il numero dei tuoi giorni è assai grande. Giobbe prese a dire al Signore: ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non replicherò. Due volte ho parlato, ma non continuerò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Guidami, Signore, per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità.
Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Guidami, Signore, per una via di eternità. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Guidami, Signore, per una via di eternità. Ascoltate la voce del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse, guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me, e chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Nella prima lettura abbiamo ascoltato la storia di Giobbe. Sappiamo quanto ha sofferto Giobbe. E Giobbe decide di confrontarsi con Dio. Sa di essere innocente e non vuole accettare all'inizio che quello che gli è successo. Perché sta soffrendo? Si chiede lui. E allora, come abbiamo sentito nella prima lettura, dalla tempesta viene Dio. Rivolge a lui, Dio si fa vicino a lui e gli pone delle domande. Dice: tu ti lamenti, pensi di sapere tutto, ma conosci le fonti del mare? Conosci le porte della morte? Forse conosci tutti i confini delle storie del mondo, quello che succede attorno? Allora Giobbe ha capito che è piccolo. Per questo dice, risponde Giobbe a Dio, dice: so che non lo so. Si è messo piccolo, si è, ha capito che l'unica cosa che gli è rimasta è deve fidarsi che Dio, se agisce per il suo bene. Giobbe si rende conto che la sofferenza,
quello che succede nella nostra vita è un mistero. Quindi si rende conto che non è in grado di capire tutto. Per questo dice: mi fido. Come San Girolamo ci ricorda di fidarsi della parola di Dio, di meditare, di vivere la Bibbia. In questo modo anche questo esempio e tanti altri sono per noi stessi una chiamata per la nostra vita di testimonianza. Siamo chiamati a testimoniare. Penso che tutti siamo coscienti che è facile fidarsi di Dio quando tutto va bene nella nostra vita, quando ci sentiamo benedetti, non c'è problema, non c'è malattia, non c'è niente di male che succede. Ma quando le cose non vanno bene e quando nulla sembra avere il senso della nostra vita, allora arriva il momento in quel momento che siamo chiamati a fidarsi, siamo chiamati a testimoniare la nostra fede, altrimenti non ci sarebbe bisogno della fede se sapessimo tutto. Per questo anche nel Vangelo Gesù ci dice: state attenti, pensate qualche volta che siete migliori, ma quegli altri che erano considerati delle città pagane, essere in una situazione migliore di voi, convertitevi. Quindi preghiamo oggi anche noi, il Signore accresca la nostra fede, aiutaci con la tua grazia. Presentiamo adesso le nostre preghiere. Nella sua benevolenza, Dio è sempre all'opera nella storia degli uomini. Anche oggi Egli viene a noi per rischiarare il nostro cuore e per donarci la forza della conversione. Diciamo insieme: converti il tuo popolo, Signore. È la Chiesa, perché attraverso la conversione quotidiana si confermi sempre più a Cristo nella povertà, nella purezza e nell'amore. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per chi si è allontanato dalla vita di fede, perché possa ritrovare la memoria dei doni ricevuti da Dio e possa così ritornare con tutto il cuore a Lui. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per le persone che sono provate dal dolore, dalla povertà, dall'ingiustizia, dalla sopraffazione, perché non scombano e trovino qualcuno disposto ad aiutarli. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per le nostre città, perché non siano più dominate dalla prepotenza e dall'arrivismo, ma diventino il luogo del rispetto, dell'accoglienza e della fede. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per la tua misericordia, Padre, ispiri pensieri e le scelte dei governanti verso il bene comune, affinché tutti i popoli possano vivere in sicurezza nella propria terra. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per la tua misericordia, Padre, raggiunga tutti i popoli della terra segnati dalla guerra, perché il dono della pace che scaturisce dalla
dal crocifisso risorto, giunga al cuore di ogni uomo. Preghiamo. Converti il tuo popolo, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e in essa viviamo riconciliati, perché sappiamo portare nelle nostre case la gioia dell'incontro con Dio.